Parleremo in Consiglio regionale di politiche abitative e di disagio abitativo. Primo elemento importante sulla relazione che farà l'assessore, che ci è stata anticipata per iscritto, è che in realtà quello che c'è da criticare è che manca un'analisi sociale vera e propria di questo fenomeno, così importante ma anche allo stesso tempo così mistificato dalla relazione che l'assessore porterà. Perché le politiche abitative che fino agli anni 90 venivano considerate delle priorità, lo sono ritornate delle priorità e ancora oggi non si riesce a capire che per combattere la povertà, che vorrebbero combattere, lo dicono anche nel piano regionale di sviluppo, la povertà riguarda 600.000 cittadini, per combattere la povertà uno dei primi atti è dare una casa a chi ne ha bisogno. Questo diritto alla casa, diritto all'abitazione, diritto a un tetto di sicurezza e di protezione per le famiglie è sancito a livello di ONU, è sancito a livello di Carta dei diritti europei, è sancito anche a livello costituzionale, se non come articolo specifico nei vari articoli e nell'articolato di tutta la Costituzione che ricordiamo vogliamo difendere fino in fondo e ci batteremo per difenderla. Nelle politiche abitative della Regione Toscana, oltre all'assenza di un'analisi sociale del fenomeno, c'è anche una sorta di arroganza di fondo per cui sembra che in Toscana meglio di così non si potesse fare. Noi riteniamo che invece si debba fare. Parlano nei prossimi anni di riuscire a realizzare 1.300 nuove allocazioni di edilizia popolare residenziale, quando sappiamo che ne mancano almeno 25.000. Non ci sono soldi per ristrutturare le case e gli edifici di risulta. Noi chiediamo che vengano investiti almeno 11 milioni su questo versante, perché abbiamo case popolari sfitte, ma in condizioni di non abitabilità che andrebbero ristrutturate e siamo in netto ritardo su questo. Quindi diciamo una serie di interventi che la Regione dice di fare ma poi non fa. Siamo sempre alla solita manipolazione. Noi interveniamo con delle risoluzioni, una l'ho già anticipata, è quella di lavorare finalmente sul ripristino degli edifici di risulta. Un'altra è quella di rivedere gli ambiti territoriali con cui le case popolari vengono distribuite, perché abbiamo degli squilibri enormi dal Grossetano al Livornese all'Empolese, che non giustificano assolutamente le azioni che poi riescono a fare queste lode, si chiamano, questi livelli ottimali che riguardano appunto l'edilizia. E alcune addirittura hanno soldi a malapena per pagare il personale che ci lavora, cioè, quindi è una cosa che va assolutamente rivista. E infine, siccome sappiamo che il disagio abitativo alla fine determina dei conflitti sociali enormi, perché molte di queste abitazioni, direi siamo attorno anche al 40-50% in alcune aree, vengono attribuite a soggetti non toscani e questo amplifica ulteriormente il conflitto sociale. Noi chiaramente non siamo a discriminare fra toscani e non toscani, se uno ha bisogno di una casa è giusto che venga soddisfatto questo bisogno se hai i requisiti. Ricordo che per avere i requisiti bisogna essere residenti nella nostra regione da almeno 5 anni. Tuttavia, riteniamo che sia importante anche che culture diverse possano confrontarsi e dialogare. Per far questo abbiamo ipotizzato una risoluzione che implichi un percorso di educazione civica obbligatorio per poter avere diritto all'accesso alle graduatorie delle case popolari, ma un percorso vero, autentico, di confronto reale su quelli che sono i diritti e i doveri, quindi di educazione civica vera, nell'ambito della convivenza pacifica e civile. Basta vedere come vengono condivisi i pianerottoli condominiali, scarpe lasciate fuori, stendini lasciati fuori, le terrazze, dove addirittura
in alcuni casi vengono sgozzati vivi degli animali, quindi il sangue che poi dalle terrazze va alle terrazze di sotto. Insomma, c'è da lavorare molto anche su questi aspetti di educazione civica. Riteniamo che sia qualificante riuscire a avere anche un titolo di soggetto che ha fatto un percorso di conoscenza delle regole della convivenza civile.